Bene, buonasera, benvenuti e buon salone a tutti. Grazie di essere intervenuti a questo appuntamento di BE Edizioni che torna al Salone del Libro dopo un anno di pausa in occasione dei 500 anni della Riforma. E come già ho avuto modo di dire in precedenza, un'occasione importante che BE insieme a Casa della Bibbia e ad altri editori evangelici ha voluto ricordare anche così. Perché? Perché la Riforma è stata in qualche modo l'inizio di tutto, è stato un momento fondamentale nella riscoperta della Bibbia e quindi anche del rapporto con la Bibbia di ogni singolo cristiano. E come cristiani, e soprattutto la casa editrice BE Edizioni, ritiene importante offrire una testimonianza evangelica puntuale nella società, valorizzando il patrimonio storico evangelico e anche l'importanza dell'etica cristiana. Un'attenzione che si manifesta naturalmente attraverso questi incontri, attraverso questo stand, ma anche chiaramente attraverso tutti i titoli che ogni anno BE Edizioni propone. Un paio d'ore fa abbiamo presentato un volume che, se vorrete, potrete sfogliare proprio letteralmente, nel senso che è la Bibbia a fumetti, quindi mai termine fu più adatto. Adesso invece ci dedichiamo a qualcosa di più corposo, un momento di riflessione, una chiacchierata con due esperti, che ovviamente non sono io, sono i due al mio fianco, sulle due anime di C.S. Lewis. Ed è un personaggio che, bene o male, tutti ormai conoscono. Basta dire Lewis e subito si pensa a Narnia. Ecco, Lewis non è solamente Narnia, anche, però lo vedremo tra poco. Ne parliamo in particolare in occasione dell'uscita del libro La vita di C.S. Lewis, genio eccentrico, profeta riluttante, di Alistair McGrath, che è appunto appena uscito, è appena arrivato proprio letteralmente, quindi se vorrete lo trovate praticamente ovunque qui nello stand. Ne parliamo del libro, parliamo di Lewis più in generale con due esperti, dicevo, e ve li presento volentieri in ordine di apparizione. Cominciamo con Elia Manduzio, che è nato in Puglia, ha compiuto gli studi superiori a Fossano, Cuneo. Ha studiato presso l'IBEI, Istituto Biblico Evangelico Italiano di Roma, e quindi ha il diploma in teologia. E poi all'Università degli Studi di Torino ha ottenuto con lode la laurea magistrale in scienze pedagogiche, proprio con una tesi su C.S. Lewis, quindi chi meglio di lui. Nel 2015, visto che non gli bastava ancora, ha conseguito anche un master in scienze filosofiche a Roma e attualmente insegna pedagogia all'IBEI, oltre a fare altre cose che, se vorrà, ci dirà naturalmente. E poi abbiamo Giuseppe Rizza, nato in Sicilia. Diciamolo, visto che abbiamo per par condicio detto che Elia è nato in Puglia, preside, quindi attenti, rigate dritto, preside a Trento, economista, docente presso l'Università di Trento e pastore battista riformato. Tutto insieme, pastore battista riformato, intendo. Anche battista riformato, va bene. Comunque anche lui, se vorrà, appunto approfondirà l'argomento. C.S. Lewis, dicevamo invece, chi sia? A parte il fatto che avremo modo di parlarne per tutto il tempo, ma comunque uno dei più noti scrittori cristiani del Novecento. Lo conosciamo come C.S., in realtà il suo nome è Clive Staples Lewis, nasce a Belfast nel 1898, quindi proprio a cavallo del secolo, morirà nel 63, ed è appunto un autore e teologo britannico. Lo si conosce per i suoi libri fantasy, per Narnia in particolare, però appunto non è stato solo Narnia. Io, sperando di non portar via poi il lavoro a Elia, provo a riassumere alcuni tratti che caratterizzano la sua vita, soprattutto per inquadrare anche il personaggio. Lewis vive un'infanzia difficile, lo si dice di tutti, ma a lui è successo veramente, perché la madre è morta quando aveva 10 anni. È passato da scuola a scuola, non ha sviluppato per questo forse anche un buon rapporto con il sistema dell'istruzione britannico. Si allontana dalla fede quando ha 15 anni, questo lo racconta in una sua biografia, poi sorpreso dalla gioia.
entra ad Oxford, però quasi subito parte soldato, è il periodo della guerra, siamo nella guerra, prima guerra mondiale, 15-18, per loro 14-18 in realtà. Nel 18 si trova sul fronte francese, poi torna, traumatizzato come tutti quelli che naturalmente hanno fatto la guerra, e segue però una brillante carriera accademica. In seguito, negli anni 30, se non sbaglio, ci sarà la sua conversione al cristianesimo, riconversione, se vai, poi insomma ne approfondiremo. Nel corso degli anni 40 diventa enormemente famoso grazie ai suoi saggi che vendono milioni di copie. Nel 60, dopo 8 anni di matrimonio, vive un altro momento drammatico, la moglie Joy muore, e tra l'altro Lewis, questa vabbè, è una curiosità, muore ma praticamente viene ignorato da tutti. Perché? Perché muore lo stesso giorno di Kennedy, quindi tutti i giornali parleranno di John Kennedy e chiaramente della tragedia che insomma, di Dallas, e quindi chiaramente di Lewis sui giornali si parlerà ben poco. Tentiamo di rendergli onore nel nostro piccolo, almeno in occasioni come questa. Vabbè, i suoi romanzi di fantascienza li conosciamo, si conoscono almeno le sue opere della maturità, quelle appunto di stampo cristiano. Oggi ci concentreremo, come abbiamo visto dal titolo di questo incontro, su questo doppio ruolo che caratterizza la sua vita, genio eccentrico da un lato, profeta riluttante dall'altro. E quindi insomma un personaggio davvero multiforme, un multiforme ingegno che vedremo di tratteggiare, se non raccontare, sarebbe difficile raccontarlo approfonditamente, grazie appunto ai nostri due ospiti. Io do subito a questo punto la parola a Elia Manduzio, che ci racconterà proprio questo doppio ruolo, questo ruolo particolare di Lewis, questa doppia realtà, questa dicotomia anche, se vogliamo, nella sua vita e nella sua produzione. Quindi prego, Elia. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. È una gioia per me poter condividere, fare questa chiacchierata insieme riguardo questo fratello, C.S. Lewis. Il due, sì, la dualità negli scritti e nella vita di Lewis ricorrono più volte. Infatti, sì, nacque nel 1898, lui dice, egli stesso afferma, nell'inverno del 1898 a Belfast, da un avvocato e dalla figlia di un pastore protestante. Con queste parole Lewis intende evidenziare, tratteggiare già queste due fazioni, queste due parti che si miscelavano in lui. Infatti Lewis dice nella sua autobiografia Sorpreso dalla gioia: i parenti di mio padre venivano dal Galles, dice Lewis, ed erano sentimentali, passionali, retorici, facili all'ira come all'intenerimento. Esatto, infatti questo mi sono riscoperto. Uomini che ridevano e piangevano molto. Invece i parenti di mia madre, dice Lewis, no, loro venivano da una schiatta più fredda. Erano dotati di spirito critico, ironico e possedevano il dono della felicità. La felicità. Questo argomento è proprio il fulcro del pellegrinaggio spirituale di Lewis, la felicità. Infatti è come proprio la ricerca del Santo Graal, un pellegrinaggio che Lewis affrontò per 30 anni della sua vita, che lui racconta nella sua autobiografia Sorpreso dalla gioia. E a riguardo della gioia desidero leggere una frase di Lewis, una frase che coniuga il tempo con l'eternità. Dice Lewis: se prendiamo la nostra esperienza nel suo complesso, tutte le sue innumerevoli scelte per tutta la vita, ognuno di noi non fa altro che trasformare se stesso, la parte centrale di se stesso, o in una creatura celeste o in una creatura infernale. Cioè la prima
in una creatura in armonia con Dio, con le altre persone e con se stessi. Invece nell'altra, la creatura infernale, è una creatura in stato di odio, di guerra contro Dio, contro le altre creature e contro se stessa. Appartenere al primo tipo sarà il paradiso, cioè gioia, pace, conoscenza e forza. Appartenere al secondo tipo vuol dire follia, orrore, idiozia, ira, impotenza ed eterna solitudine. Ognuno di noi, dice Lewis, attimo per attimo procede verso l'una o l'altra condizione. Ecco i due aspetti. E in queste parole vediamo... scusa, c'è proprio l'altro... In queste parole vediamo proprio le due possibilità che ogni essere umano ha. Due sono le scelte, due sono le vie sulle quali ogni persona è incamminata. E come dicevi tu, prima di 10 anni Lewis ebbe una sciagura nella sua vita. Perse sua madre aveva 46 anni, sua madre costituiva anche la sua insegnante. Infatti gli insegnò latino e francese. E più tardi, quando Lewis andò a scuola, perché ormai la madre non c'era più per poterlo seguire, gli esercizi di latino che faceva non erano altro che qualcosa che già conosceva dagli insegnamenti di sua madre. E infatti per diverso tempo è rimasto arenato nei suoi studi, proprio perché era già avanti con i suoi studi. Comunque la perdita di sua madre costituì una sciagura nella sua vita. Con la morte di mia madre, disse, ogni certezza di felicità, tranquillità e sicurezza scomparvero dalla mia vita. L'antica sicurezza era svanita per sempre. E qui mi riallaccio a quello che hai detto prima tu, nei vari spostamenti di college, di scuole che Lewis ha dovuto attraversare fino ad approdare finalmente a Oxford per laurearsi e diventare professore. Gli ultimi mesi della vita di Lewis sono raccontati dal suo segretario personale, un segretario che venne dagli Stati Uniti, Walter Hooper. Era molto più giovane di lui e dagli Stati Uniti si è recato appunto a Oxford, dove c'era Lewis, e spesso Lewis, siccome aveva un grande senso dell'umorismo, disse a Hooper: io già immagino lo scherzo che ti farà Dio nel momento in cui io dirò la mia ultima frase. Perché infatti Hooper, il suo segretario, era solito avere un taccuino dove annotava tutte le frasi di C.S. Lewis. E quindi Lewis, proprio nel 63, l'ultimo anno della sua vita, disse: vuoi vedere che quando io dirò la mia ultima frase, tu non sarai lì per scriverla? E andò a finire proprio così. Hooper rimase con Lewis fino all'estate del 63. Dopodiché si dovette ritornare negli Stati Uniti per insegnare. E proprio il 22 novembre del 63, il giorno in cui uccisero John Fitzgerald Kennedy, morì C.S. Lewis, quando il suo segretario Hooper non era lì per annotare le ultime parole di Lewis. Una frase, secondo me, molto rappresentativa del cristianesimo di Lewis è questa: credo nel cristianesimo come credo nel sorgere del sole, non solo perché lo vedo, ma perché attraverso di esso posso vedere tutto il resto. La scoperta del cristianesimo puro, essenziale, ha permesso a Lewis di comprendere la realtà nella sua interezza. E così quelle sue due anime,
che fin dagli albori della sua vita si sono fuse nella sua persona la ragione da una parte, da parte di sua madre, e il desiderio dall'altra, da parte di suo padre. Sono state le due strade che Lewis ha percorso per tutta la sua vita senza rendersi conto che alla fine costituivano un'unica strada, cioè l'incessante anelito della ricerca umana. Ogni essere umano alla fine è alla ricerca di questa gioia, gioia intesa come appagamento, appagamento completo. E Lewis, attraverso queste due strade, incontrò Gesù Cristo proprio nel 1930 e si convertì. E lui stesso affermò di se stesso: fui il convertito più riluttante dell'Inghilterra. Ed è bello che attraverso la sua conversione, da lì in avanti, il suo desiderio fu scrivere in merito al cristianesimo, ma non in maniera alta, teologica, ma in maniera accessibile a tutti, affinché tutti potessero scoprire la gioia che lui stesso abbracciò. Questa è la mia presentazione. Grazie. Beh, insomma, come vedete è una presentazione anche molto sentita, molto appassionata. Una domanda al volo, perché insomma penso che molti se lo chiedano: ma tra la famiglia di suo padre, la famiglia di sua madre, insomma, questa diversa vocazione, questa diversa realtà anche dal punto di vista caratteriale, in quale categoria si riconosceva meglio Lewis? È difficile a dirsi, perché era molto legato a sua madre e quindi tendeva a rimanere freddo, quindi quasi quella parte emotiva lo spaventava. Lewis disse: ho tentato di sopprimere quella parte emotiva così forte che anche aveva nel suo animo. Quindi questa è la risposta, un po' tutte e due, ma con una avversione verso quella parte emotiva e più vicino verso quella della logica, della riflessione pensata che veniva da sua madre. Beh, molto british alla fin fine, insomma, inevitabilmente. Invece a Giuseppe Rizza vogliamo chiedere piuttosto un quadro apologetico, vogliamo definirlo così. Tu dicevi light, cioè nel senso che non sarà una cosa pesante, però appunto il Lewis delle opere cristiane, ecco, chi era e com'era? Sì, intanto ecco, grazie, buonasera a tutti. Lewis è un personaggio importante, secondo me, anche per noi in Italia, perché ci insegna alcune cose, no? Ci insegna alcuni principi di come si possa stare nello spazio pubblico, fatemi dire, in modo intelligente e non settario, no? Allora, se posso rispondere, sì, da cristiani, certo, nello spazio come portatore di una testimonianza, di un messaggio cristiano. Quindi, se posso in qualche modo interagire con quello che lì ha detto e anche con la sollecitazione di Paolo, ecco, a me pare il primo aspetto che a me piacerebbe guardare è proprio questo. Lewis può essere definito un intellettuale pubblico, no? Un personaggio che fa cultura ancora oggi in senso cristiano, oppure è un autore, no, che noi recuperiamo attraverso i suoi scritti, no, e in qualche modo ha delle cose da dirci. A me pare che Lewis, e questo, ecco, se dovessi essere molto didattico, è il primo punto, ci aiuta a capire come si può stare da cristiani nello spazio pubblico, no, senza in qualche modo inciampare, no, nei trabocchetti del settarismo e della ghettizzazione. Lewis è un personaggio che è innanzitutto credibile. Lui ha una credibilità che si acquisisce attraverso una professionalità altissima, è un accademico,
quindi è uno che ha lavorato in modo importante per acquisire delle competenze. La sua storia della letteratura fino agli anni 70 resta un'opera importante che viene studiata e consultata sia a Oxford che a Cambridge. È un accademico di primo piano, però nei suoi scritti, nelle sue opere, nessuno di noi va a percepire, intercetta un po' questa dimensione solamente accademica. Lui è un divulgatore, è un grande comunicatore e fa una cosa molto intelligente, no? In tutti i suoi scritti, comunica il messaggio del cristianesimo in un modo fresco, nuovo, no? Interessante, affascinante, non religioso. Ecco, a me questa sua postura piace molto, perché dico, Lewis ha da insegnarci molte cose ancora oggi, no? Perché è sia moderno che postmoderno questo personaggio, no? È contemporaneamente un autore del secolo scorso, ma è anche uno che ci insegna qualcosa oggi, nel XXI secolo. Era molto avanti, no? Tra l'altro, chi è stato con lui narra, no, racconta, anche nella biografia di McGrath si vede questo, che il suo approccio all'evangelismo, all'evangelizzazione, alla testimonianza cristiana era un approccio, diciamo così, non usuale. Difficilmente lui era lì, diciamo, no, in piazza a distribuire trattati piuttosto che a partecipare a qualche marcia. Lui era un uomo che parlava attraverso i suoi scritti e il suo comportamento, questa era la sua convinzione, doveva urlare, no? Più dei suoi scritti. Ecco, a me pare che questo sia un buon messaggio che probabilmente per la generazione cristiana nel nostro paese possiamo acquisire con serenità. Quindi è un uomo, ecco, è un intellettuale pubblico. Guardate che lui influenza la cultura già allora, senza mai confrontarsi con le notizie del giorno, e questa è una grandezza di Lewis. Cioè, il suo messaggio, il suo modo di raccontare le cose, no, vanno oltre l'emergenza del quotidiano. Meraviglioso. Ecco, se dovessi usare una parola di Gramsci, lui è un intellettuale organico, è uno che sta nell'accademia ma ne viene fuori, ne viene fuori e in qualche modo interagisce con la società, non è uno che si ingessa, no? È uno che si sporca le mani, è uno, no, che parla, no, ai militari, che va nelle conferenze a parlare della sofferenza, e insomma è non rimane nel chiuso della sua biblioteca. Secondo me è un qualcosa che possiamo imparare, no? Che io ho imparato leggendo Lewis, essendo, io non sono un esperto di Lewis, sono più un fruitore delle sue opere. Se, accanto a questo aspetto mi chiederei, ma Lewis, se dovessi attualizzarlo, no, forse può essere utile, è di destra o è di sinistra, no? Un autore di questo tipo, perché è importante comprendere come questi personaggi si pongono. Guarda, no? Che siamo a Torino, è pericoloso discorso. Ma infatti, secondo me Lewis, e questo è anche un messaggio, no, per il cristiano del XXI secolo, va oltre le categorie della destra e della sinistra. A lui non sopporta la convinzione che attraverso la razionalità, il progresso, l'opera, l'ingegno dell'uomo si arrivi in qualche modo alla soluzione delle difficoltà, ma d'altro lato è molto scettico verso l'individualismo. Sa bene che se l'uomo viene lasciato a se stesso, insomma, degenera con una facilità estrema. Quindi lui si pone, no, in un'Inghilterra molto corretta, politicamente corretta, si pone, no, in questa situazione. Lui è un conservatore, è un cristiano conservatore. Io non credo che possiamo definirlo un evangelico, ma ne discuteremo magari. Lui è un cristiano conservatore che è molto attaccato alla tradizione, con la T maiuscola, e vuole vivere il suo conservatorismo, fatemelo dire, in modo anarchico. Questo è Lewis. È un conservatore anarchico, un uomo che sta sopra, diciamo così, le righe.
Ok, questo è un po', ecco, un'attualizzazione, se dovessi, ecco, confrontarlo, ecco, con lo scenario di oggi. Ma qual è, secondo me, il messaggio o la specificità, la visione, il pensiero di Lewis? Beh, lo dico in modo molto semplice. Secondo me Lewis è un genio e un profeta allo stesso tempo, perché è uno tra i pochi che riesce a coniugare, lo ha detto già prima Elia, la dimensione della razionalità e la dimensione dell'immaginazione. E tutta la sua costruzione, la sua difesa del cristianesimo è costruita su questi due pilastri. Non nega l'uno, ma allo stesso tempo recupera l'abbraccio dell'immaginazione. Ora, questo dà a Lewis probabilmente una freschezza unica, perché lui dice, osservando il mondo attorno a sé, guardate, il mondo può essere compreso in modo razionale, no? Certo che può essere, no, però alla fine dietro la comprensione razionale delle cose c'è un senso, occorre che ci sia, lui lo chiama anche mito in senso non negativo, ci deve essere un'immaginazione che ci dà una indicazione ulteriore, c'è qualcos'altro dopo quella porta, no? E questa grandezza di Lewis è fondamentale, secondo me, no, se nella riflessione di come, ad esempio, debba svilupparsi la comunicazione in senso cristiano. No? Non può essere, Lewis ce lo insegna in modo magistrale, non può essere un enunciare principi uno dietro l'altro che siano logicamente coerenti. Questo è importante, ma se lasciati a loro stessi, queste cose in qualche modo impoveriscono, diventano, danno aridità. C'è un passaggio in Lewis, nel Sorpreso della gioia, in cui Lewis dice: io non vorrei mai vivere in un territorio segnato soltanto dalla razionalità e dalla logica e dalla fredda logica. Però allo stesso tempo non vuole percorrere, no, i vicoli dell'ignoranza o della non conoscenza. Lui dice no, l'immaginazione ci aiuta a recuperare una dimensione che con la sola razionalità non c'è. E lui si fa degli esempi in questo. Il primo è stato già detto, quella citazione sul sole. No? Guardate che lì c'è tutto il pensiero di Lewis. Lui si dice, no, io credo nel cristianesimo allo stesso modo di come credo al sorgere del sole. Quindi c'è un'evidenza logica, razionale, se volete, no? Però lui dice, io non mi accontento soltanto di vedere il sole, ma quello che è importante per me è che attraverso il sole io riesco a leggere tutte le relazioni, tutte le interconnessioni intrinseche della realtà. Attraverso il sole io vedo tutto il resto. Ecco, no? E questa logica della visione, dell'immaginazione, del riuscire a leggere oltre il dato fattuale è la forza di Lewis. Lui dirà in una conferenza a Cambridge che secondo lui la conversione è un termine così, ma indica un po' quello che vi sto raccontando. Secondo lui la conversione è essenzialmente una trasformazione semiotica, che significa di senso, di immaginazione. Tu inizi a pensare, a riflettere in modo diverso. Ecco, quindi questo, no, questo abbraccio tra immaginazione e razionalità è davvero la forza di Lewis. Dove si vede? Dove si vede questa? In quali opere viene segnalato con forza questa caratteristica? Io penso in 3-4 opere. Il primo, Le due vie del pellegrino, 1933, un'opera, lui è fresco di conversione e inizia in qualche modo a dire, guardate che tu non puoi riuscire a soddisfare te stesso fino a quanto non trovi qualcosa di più grande di te stesso. No? E c'è questo rimando continuo, no? Ecco, quindi la tua insoddisfazione
è un segnale che c'è qualcosa che è più grande di te. Lui lo dice sempre in modo molto soft, molto delicato, poi arriva al punto. Seconda opera, Sorpreso dalla gioia, questo è il suo racconto più biografico, no? In questa opera Lewis inizia a sviluppare quello che i critici vanno a definire il principio del desiderio, no? In qualche modo lui dice: guardate che se tu hai dei desideri non soddisfatti, questo vuol dire semplicemente che tu non sei fatto per concludere la tua vita in questo mondo. Il fatto che tu non riesca a soddisfare tutti i tuoi desideri è perché c'è un richiamo a un altro mondo, a un mondo diverso. Quindi il desiderio è la chiave per Lewis, attraverso l'immaginazione, per aprire le porte di quest'altro mondo, di questo mondo celeste. E altra opera dove questo viene sviluppato è il libro Il cristianesimo così com'è, Adelphi, in italiano Scusi qual è il suo Dio, edizione GBU, è la stessa opera, dove secondo me c'è un capitolo, no? Il capitolo sulla speranza, che probabilmente, no, vale tutto il libro. Il libro è bellissimo, è da leggere, è da meditare in più volte negli anni. Questa forza della sua immaginazione si nota anche, ad esempio, quando lui parla della Trinità. Ora capite, questo è un concetto che ha occupato teologi, filosofi, no, pensatori per millenni, no? Beh, lui lo va ad affrontare, a risolvere in modo molto naif, forte, con semplicità, e dice: guardate, no, noi non possiamo comprendere pienamente cos'è la Trinità, perché è come se vivessimo in un mondo a due dimensioni, e vorremmo descrivere un mondo tridimensionale, no? Per cui è chiaro che ogni tentativo, no, di passare dalle due alle tre dimensioni è un po' così scomposto, artefatto, non riusciamo, ecco, con precisione a farlo. Questo è Lewis, no? Questa grande, questo costruttore di ponti tra razionalità e immaginazione, che lo fa essere al tempo stesso un autore moderno e un profeta postmoderno, no? E questo è quello che in qualche modo è una forse delle è un aspetto dell'eredità di Lewis che noi dovremmo cogliere e sviluppare con coraggio. Qual è il rapporto di Lewis con la Bibbia? Perché qua in qualche modo si gioca. Ecco, Lewis ha avuto degli ammiratori in modo molto chiaro, ma ha avuto anche tra i suoi lettori anche degli oppositori estremamente feroci. Martin Lloyd-Jones, ad esempio, lo considerava un liberale mascherato, no? Per cui non si fidava completamente di questo personaggio, anche se lo ha invitato ad una campagna di evangelizzazione nella sua chiesa per discutere sui pregiudizi nei confronti del cristianesimo. Lewis ha un rapporto con la Bibbia che è un po' diverso. Lui è un conservatore e lui legge la Bibbia con gli occhi della tradizione, questo è importante, ma con una tradizione essenziale, con una tradizione non costruita, non articolata. Per cui lui dice: no, non si può in qualche modo assimilare, no, a un inerrantista, se così. Lui non affronta questi temi. Il suo approccio alla Bibbia è un approccio attento ai testi, no? Ma allo stesso tempo anche letta attraverso la luce, come la definisce lui, della storia e della tradizione. Dirà a un certo punto nella sua vita: io non mi sento di dover difendere una denominazione cristiana, no? Io sono un anglicano mio malgrado, no? Lui si sentirà, come dire, un testimone, un guerriero di Dio più che delle denominazioni. No? Anglicano appartenente non alla Chiesa Alta, ma quella genuina. Infatti, Mer Christianity, il cristianesimo così com'è, è proprio il suo cavallo di battaglia.
Tra l'altro il cristianesimo così com'è, c'è una cosa interessante anche sulla, come dire, sull'apertura di Lewis. Lui ha non è che scrive quel testo da solo, lui dietro quel testo ha un gruppo di consulenti, no? Che sono di diverse denominazioni cristiane. E lui si confronterà volta dopo volta con questo gruppo di persone, perché la sua intenzione era davvero quella di descrivere gli elementi essenziali, fondamentali della fede cristiana. Ecco, questa è anche, no, come dire, la lungimiranza di quest'autore, che non vuole adagiarsi nei confini, diciamo così, del confessionalismo miope. Ecco, questo è un autore che può parlarci ancora. La biografia ne descrive l'itinerario di vita, no? Per approfondire il suo pensiero, i testi che abbiamo un po' considerato prima sono probabilmente lo strumento migliore per gustare Lewis ancora oggi, nel 2017. Poi magari non so se possiamo anche... Aspetta ancora, un altro aspetto ancora volevo sottolineare di questo uomo, certamente un accademico, un professore, molto temuto anche dai suoi studenti, molto rigoroso, come Giuseppe ha ben evidenziato, ma attento anche a tutti i suoi lettori, i lettori dei suoi libri, i quali scrivevano delle lettere a Lewis. E sapete, Lewis rispondeva alle lettere dei suoi lettori, ma non soltanto quelle dei grandi. C'è un libro che raccoglie tutte le lettere, non tutte, quasi tutte le lettere, perché sono tante, che Lewis scrisse in risposta ai suoi giovani lettori, specialmente dagli Stati Uniti. Dopo la saga delle Cronache di Narnia, tantissimi bambini e ragazzi degli Stati Uniti scrissero a Lewis, e Lewis di suo pugno rispondeva ai bambini, e ringraziandoli per le loro lettere, per i disegni che facevano. Quando leggevano le storie si immaginavano, e allora facevano i disegni e poi li mandavano a questo professore di Oxford, il quale, ripeto, rispondeva a tutte le lettere dei bambini. Anche questo è un aspetto molto bello di una persona, di una levatura di quel calibro, che si abbassa, tra virgolette, a scrivere, a rispondere ai bambini. E quindi c'è un libro che raccoglie alcune delle sue lettere, che è molto bello. Quindi è un aspetto di Lewis, questo, che è prezioso, è delicato, ma molto profondo, che volevo evidenziare. Giustamente, hai fatto bene. E in chiusura io volevo possibilmente da entrambi una battuta sul libro che appunto è appena uscito, di Alistair McGrath, quindi La vita di C.S. Lewis. Al di là del titolo, appunto, genio eccentrico, poeta, profeta riluttante, appunto, per capire secondo voi, se in parte l'avete già detto, ma comunque, se secondo voi è un'opera profonda, un'opera divulgativa, insomma, per che tipo di lettore è, e appunto eventualmente anche in quale contesto leggerlo, in senso lato naturalmente. Sono contento di averlo ricevuto, sicuramente è un libro che farà del bene agli italiani, è una traduzione e quindi viene presentata al pubblico italiano oggi, è maggio del 2017, ringrazio la casa editrice BE Edizioni per questo lavoro, sicuramente farà del bene conoscere il messaggio di Lewis attraverso la sua vita, attraverso questa biografia. In effetti, il titolo del mio lavoro io l'ho preso proprio da una frase di Lewis. Lewis disse: la sua vita era come scaglie di oro puro disperse in un fiume di scorie. Queste scaglie d'oro che discendono dall'alto sono proprio quei frammenti di gioia, quei frammenti che discendono da Dio e che si disperdono nel fiume, del fiume della vita, la nostra vita che va avanti. E quindi ad ogni essere umano il compito dunque di setacciare queste acque, le acque del proprio fiume, della propria vita, per trattenere quelle scaglie d'oro puro che danno senso a tutta la loro vita. Questo lo diceva Lewis della sua vita, quindi sono sicuro
questa biografia sicuramente farà del bene a tutti quelli che la leggeranno. Grazie a Bie di questa pubblicazione. Giuseppe Rizzo. Sì, è un ottimo libro. Volevo segnalare un paio di cose. La prima, l'autore, Alistair McGrath, che è probabilmente ad oggi l'autore che più si avvicina all'eredità di Lewis. Lui nasce chimico, adesso è a Oxford, è passato alla teologia, un uomo di grandissima cultura, un difensore della fede cristiana, ma anche un accademico raffinato. E lui scrive, questo testo e quasi quasi ci si immerge, lui si immerge nella vita di Lewis. Quindi è già un testo che parte da un'altissima qualità. L'autore è di primissimo piano. Due, secondo me la forza di questo libro è la segnalazione dell'evoluzione intellettuale di Lewis. Cioè non è una semplice collezione di accadimenti, ma quello che ne emerge soprattutto nell'ultima parte è come alla fine Lewis costruisca una visione, una big picture. Lui riesce a dire il cristianesimo è la visione della realtà che meglio funziona per l'esperienza di oggi e non ce ne sono altre. No? Questa forza che lui ha nel descrivere questa visione, questo arricchimento, da McGrath fatto in modo bellissimo, e penso sia uno dei pregi, perché lui ha scritto moltissimo, no? E non è facile individuare una pista, una lettura un po' in tutte le sue opere, per cui vale anche la pena per fare sintesi un po' della ricchezza e dell'eredità di Lewis. Grazie. Abbiamo 3 minuti, penso, se c'è una domanda impellente su Lewis o sul libro, prego. Magnifico, era tutto chiaro quindi? Benissimo, allora la faccio io già che ci siamo, giusto? No, se non ce n'è una veramente, no davvero, siamo qui apposta, eh? No, benissimo, allora la faccio io, una domanda tendenziosa, del resto. Si era parlato di Lewis cristiano, un intellettuale, una persona sopra le righe, potremmo dire, da tutti i punti di vista. Evangelico sì, evangelico no, la domanda che in qualche modo in nuce era nel discorso di Giuseppe Rizza. Vorrei una risposta breve da entrambi. Lui è un cristiano conservatore. Se per evangelico intendiamo un cristiano che crede nella fede come tramandata dagli Evangeli, sì, però se invece lo attribuiamo all'etimologia del termine che ha oggi, lui si definiva cristiano, quindi credo semplicemente come i primi credenti ad Antiochia furono chiamati cristiani perché seguivano Gesù Cristo, così anche lui, C.S. Lewis. E immaginiamo quanti abbia fatto storcere il naso appunto con questa sua linea eterodossa in un certo modo. Va bene, io a questo punto, anche per lasciare spazio a chi verrà dopo di noi, ringrazio innanzitutto i relatori, Elia Manduzio, Giuseppe Rizza, se volete fare un applauso volentieri, Giuseppe Rizza. Ringrazio anche a tutti voi per la vostra presenza a nome di BE Edizioni, vi ricordo ancora il libro disponibile di Alistair McGrath, La vita di C.S. Lewis, genio eccentrico, profeta riluttante, che a quanto pare vale la pena di leggere. Vi ricordo anche, approfitto, i prossimi appuntamenti di BE Edizioni, domani alle 15, sempre qui, presentazione del volume Nello splendore della santità di John Payne, alle 16 la presentazione del nuovo fascicolo dell'istituzione della teologia persuasiva di Francesco Turrettini, l'autore non c'è perché era del 600 e quindi sarebbe difficile, però c'è il curatore Pietro Bolognesi. Anche Lewis a stretto giro non è venuto, se proprio vogliamo. Alle 17, sempre domani, sempre qui, presentazione del volume Ordinario di Michael Horton. Questo appunto i prossimi appuntamenti di BE Edizioni, tutte le informazioni le trovate anche sul sito beedizioni.it. E a questo punto direi che davvero è tutto, grazie a voi per la vostra attenzione, buona serata e ancora buon salone.